Indro Montanelli diceva che i missionari italiani sono i veri testimoni del nostro paese. Allora conosciamo ancora meglio, sempre con questo filmato realizzato per noi da Lucio Cocchia, Suor Olga. I nostri ricordi su questo tavolo ci sono di tutto, e tutti qua. Un tipo allegro, piaceva molto le compagnie, vestirsi bene anche, no? E quando veniva qua, andava di sopra, vendeva il guardaroba, guardare le camicette, quelle che gli piaceva. Guarda questa che bella! Era un po' la coccola del papà. E quando ha saputo che vuole farsi suora missionaria, ne ha sofferto, ma poi è stato contento della scelta. E allora ho detto, per confortare il papà, guarda che Olga non va in Africa. Era una bugia, santa bugia. Lei ha dato la vita a queste persone e avevano bisogno di tante cose, non solo le preghiere. Girava sempre, io sono contenta di morire in Africa. L'ultima telefonata era a fine di agosto, aveva appena compiuto gli anni, ai 22. E ho detto, vabbè, che gli altri siamo distanti, ma però il giorno del tuo compleanno lo abbiamo ricordato, stanno qua. Eccole, grazie mi ha detto. Queste sono state le ultime parole sue. Grazie. Penso che sia ricordato sempre il suo esempio che ha dato per loro. Io pensavo, Olga, con le sue preghiere la prendevo come una protezione. Adesso che è lassù è un parafulmine. Come fratello è doloroso, come cristiano sono orgoglioso. Mi colpisce molto il sorriso delle tre suore, veramente è pieno di luce, lo abbiamo visto anche per Olga. Che donna era innanzitutto? Olga era una grande evangelizzatrice, la sua passione era la catechesi, era annunciare Gesù Cristo, la parola di Dio, e questo lo ha fatto quando era in buona salute, quando era giovane, e continuava a farlo anche adesso, lo faceva così, con dei rapporti più personali, aveva di recente accompagnato al battesimo anche delle persone anziane che lei andava a trovare. Era la sua passione questa. Perché in effetti lei lavorava proprio sia con bambini orfani che con anziani. Sì, ha lavorato quasi sempre nel campo della pastorale, della catechesi, e poi in questi ultimi anni a Kamenge soprattutto con le persone anziane. Poi usciva spesso, andava a trovare le famiglie, nonostante appunto anche lei fosse di una salute molto fragile, però era molto conosciuta nel quartiere, la gente. Aveva 83 anni, sì, quando è stata uccisa, più di 40 anni spesi proprio per l'Africa, sì. E come ci stava raccontando, ho letto che diceva che le difficoltà in quel territorio non mancavano, ma il desiderio di far conoscere Gesù era troppo più forte, sì, e anche, sì, quando il medico le sconsigliò per problemi di salute di tornare là in Africa, lei disse: non ha senso, perché io voglio morire ed essere sepolta in Africa. Sì, anche l'ultima partenza, anche noi avevamo un po' di riserve, perché poi in questi ultimi anni era ritornata spesso per problemi di salute e ci chiedevamo se era il caso che ripartisse ancora, ma lei aveva insistito parecchio. E poi, insomma, diceva che aveva avuto così, nella preghiera, quasi una voce che le diceva: guarda, l'Africa è mia, diceva Gesù, non è tua, però se vai sono contento, vai e dona la vita. Questo era il ritornello di un canto che lei amava molto. Lei amava molto suonare, anche una musicista. Sì. E ancora, adesso...